Faccio giusto. Bene, grazie di essere qua. Siamo a un'ennesima conferenza stampa sugli argomenti, sui temi della campagna elettorale, perché uno dei nostri punti, diciamo, forti della campagna elettorale è quella di stare sui temi, non tanto sulle polemiche che non interessano ai cittadini. Oggi l'argomento vuole essere gli appalti pubblici che sono sulle cronache un po' diciamo, dei giornali, dei quotidiani nazionali. Dal nostro punto di vista gli appalti pubblici sono quanto di più importante, anche perché dovrebbero essere addirittura d'arrivo dei finanziamenti da parte del Ministero sulle periferie urbane, quindi ci saranno da gestire effettivamente degli appalti. Per noi gli appalti pubblici devono garantire trasparenza e imparzialità. Siamo sicuri che sugli appalti pubblici sapremo fare grandi differenze rispetto a quanto è finora accaduto. Ma per entrare più nel dettaglio, direi di lasciare la parola al candidato in pectore, nonché assessore in pectore ai lavori pubblici, ingegnere Andrea Raggi. Grazie Francesco. Allora, l'argomento nel dettaglio parla di trasparenza degli appalti pubblici, sicurezza e legalità, che sono intrecciate in modo assolutamente irreversibile. I problemi della sicurezza e della legalità a Carrara sono sentiti in modo molto forte. Se ne parla tanto in campagna elettorale e in termini anche specifici. Ci sono stati ben 5 casi di auto bruciate solo nell'ultimo anno e questa è una cosa molto preoccupante. C'è un'insicurezza diffusa girando la sera per il centro cittadino e questo non solo a Carrara, ma in alcune zone anche a Venza e Marina di Carrara. A Marina di Carrara ci sono dei problemi legati a volte alla movida, quindi in tarda notte ci sono vandalismi ai danni dei negozi, delle panchine, delle fioriere. Poi ci sono degli episodi singoli molto preoccupanti, come ad esempio quello di metà aprile, che c'è stata una violenza su una donna a pochi passi dal comune quando c'è stato con calci e pugni in Piazza Farini l'intervento dei passanti. Quindi insomma episodi che sono molto preoccupanti. Poi lo stesso la sera ci sono delle persone che a volte vanno in giro nude per strada, cioè cose che non danno l'idea di sicurezza all'interno della città. Passando a un livello un po' più largo, nel 2015 il procuratore capo Giubilaro ha parlato di infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, nella provincia di Massa Carrara, confermando la presenza nel nostro territorio e indicando la pista da seguire, cioè seguire i soldi. Cioè, se volete trovare la criminalità organizzata, dovete seguire i soldi. E dove sono i soldi? Sono negli appalti pubblici, che sono, diciamo, la linfa vitale della criminalità organizzata. Contraltare a questo c'è la riduzione dei presidi delle forze dell'ordine che con i continui tagli fatti dal governo centrale diminuiscono sempre. A oggi, cioè dopo una certa ora, non è nemmeno possibile fare una denuncia a Carrara. Se uno perde un documento, perde il portafoglio, non ha la possibilità di andare, non prendono nemmeno la denuncia. Quindi questo perché il personale e le strutture sono assolutamente inferiori alle necessità minime della città. È notizia di oggi, visto che qua nella nostra zona avevamo come criminalità organizzata, le avevamo tutte, c'avevamo sia la mafia, la camorra che l'andrangheta, è notizia di oggi che quella che mancava, cioè la stidda, una criminalità organizzata meno nota ma altrettanto pericolosa, è arrivata nel nostro territorio ed è stato chiesto un rinvio a giudizio per estorsione a un operaio di una ditta dell'indotto il Nuovo Pignone. Quindi parliamo. Cioè era l'operaio che estorceva soldi all'impiccolo imprenditore minacciandolo attraverso, diciamo, la paura della stida, questa organizzazione criminale. Cosa fare per garantire trasparenza, sicurezza e legalità? Noi pensiamo di intervenire attraverso diversi ambiti prioritari. Prima di tutto sugli appalti pubblici, poi sulla sicurezza urbana e poi su un argomento di cui ancora non si è parlato, ma che forse è il più importante di tutti, cioè l'educazione alla legalità nelle scuole.
Perché sono importanti gli appalti pubblici e partiamo da qua. I lavori pubblici rappresentano una parte importantissima del bilancio del Comune di Carrara. Solo nel 2017, nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, sono previsti lavori per 17 milioni di euro. Quindi si capisce subito quale possa essere l'appetito anche per un comune non grande come il nostro. La corruzione, secondo la Corte dei Conti, ripresa dal professor Vannucci dell'Università di Pisa, causa mediamente un 40% di costi in più rispetto al costo normale delle opere pubbliche su ogni spesa che viene fatta dallo Stato, dagli organi dello Stato. Quindi in questo caso, se noi facciamo il calcolo in modo chiaramente è una media, quindi non ha un valore scientifico, però se il 40% su 17 milioni, capiamo che ogni anno c'è un potenziale, si può aggredire un grande potenziale di spesa. Non solo poi le opere che realizziamo costano di più, ma sono anche più pericolose. Vediamo che oggi si cominciano a crollare i viadotti sull'autostrada, cominciano a cadere le gallerie e noi di crolli, onestamente, in questo territorio ne abbiamo avuti anche troppi. Direi che ci possiamo definire un comune esperto di crolli. Cosa faremo noi per andare nello specifico relativamente agli appalti pubblici? La prima cosa che il sindaco può e farà è la costituzione di un gruppo di controllo formato da una squadra di vigili urbani che faccia monitoraggio e sopralluoghi sui cantieri dei lavori pubblici. Questa è una cosa che si può fare, anche se normalmente c'è una certa difficoltà organizzativa e una certa resistenza iniziale, perché è un lavoro nuovo sia per i vigili che per l'ufficio tecnico del comune. Però questa cosa è stata realizzata anche in Toscana, nel comune di Cecina. È stato fatto e una squadra oggi collabora stabilmente con l'ufficio tecnico del comune e fa controlli in tutti i cantieri. I vigili urbani non hanno la stessa autorità delle forze dell'ordine, però la sola presenza dei vigili in un cantiere in cui può esserci presenza di fenomeni di caporalato, fenomeni di richiesta di protezione o altri fenomeni, diciamo, di origine mafiosa, sicuramente creano disagio e agitazione nella parte criminale e quindi il controllo dello Stato viene sentito molto di più. Poi la preferenza, ove possibile, degli appalti pubblici a società inserite nelle white list delle prefetture. Questa è una cosa importantissima che praticamente non ha un costo zero, non costa fatica, perché tutte le prefetture d'Italia inseriscono in una white list man mano che vengono controllate tutta una serie di aziende. Queste aziende possono essere chiamate in modo preferenziale, chiaramente nel rispetto delle normative, perché il comune le leggi non le scrive ma le applica. Si può dare una preferenza alle aziende che sono inserite in questa white list, e non solo se sono aziende locali, ma anche se sono aziende che vengono da fuori il territorio, perché adesso c'è un database unico dell'antimafia in cui tutte le prefetture sono collegate e possono controllare anche un'azienda che viene dal sud Italia, dal nord Italia o da un'altra parte del nostro paese. Poi, altra cosa molto importante da fare è consegnare l'elenco di ditte che hanno rapporti col comune al centro operativo della DIA di Firenze, la Direzione Investigativa Antimafia. Questo perché? Perché non è necessario dover aspettare che ci sia un'indagine. Spesso le forze dell'ordine non hanno le risorse per controllare tutto. A volte è giusto anche che siano le istituzioni a fare il primo passo, condividendo informazioni. Questo per facilitare poi il lavoro delle forze dell'ordine. In questo caso è importante capire che a volte l'interdittiva antimafia viene fatta e le aziende che vengono interdette non lavorano più con gli enti pubblici. Però abbiamo un esempio vicino a noi, in Cava Fornace a Montignoso, che anche questa è un'annosa storia di malgoverno. La ditta ha ricevuto interdittiva antimafia, però continua a lavorare con il privato, perché è un appaltatore del privato, non riceve direttamente l'appalto all'ente pubblico. Quindi questo è un po' un paradosso, quindi bisogna fare molta attenzione inserendo delle opportune clausole nei contratti anche che riguardano i subappalti, perché oggi magari un appaltatore direttamente ha la certificazione antimafia, però nel caso di Cava Fornace può subappaltare a un'azienda che ha l'interdittiva antimafia dei lavori in una discarica di rifiuti. Questo è assolutamente inaccettabile e non succederà, perché verranno inserite queste clausole.
nei contratti. Quindi verrà applicato scrupolosamente il patto di legalità con la prefettura che è stato firmato dal comune di Carrara e dal comune di Massa e che già è un primo passo, anche se ancora un po' generico, però a oggi che non ha avuto effetti dopo la firma sugli appalti pubblici fatti dal comune. Noi sicuramente lo applicheremo scrupolosamente. Altra cosa è garantire l'accesso della DIA alla banca dati dei contratti, quindi non solo delle aziende, ma anche dei singoli contratti. Questo deve essere fatto perché già oggi l'accesso è dovuto alle forze dell'ordine. È chiaro che se arriva la DIA ha in mano un ordine del tribunale, può avere accesso a tutti gli atti del comune. Noi proponiamo un altro approccio, che ci sia un'apertura da parte del comune, che non c'è nessun bisogno di un atto del giudice. Quindi noi invitiamo la DIA, ogni volta che volete un'informazione è disponibile. Quindi poi è chiaro, ci possono essere mille modi di scambiarsi le informazioni, ma è chiaro anche il messaggio, perché il messaggio che viene dato è tutto quello che passa viene passato alla DIA. Questo cosa ha anche un effetto secondario virtuoso, cioè che le aziende che magari sono in odore di criminalità organizzata non ci vengono a fare i lavori, cioè, e questo già da solo ha un effetto benefico. Relativamente a un appalto pubblico esempio, che è l'esemplare di quelle cose che non si devono fare, parliamo del disastro del muro del Carione. Domani faremo una conferenza stampa sul ponte dell'Argine del Carione, direttamente lì, visto che il clima è adatto e la stagione è adatta. A luna? Al 12:30. Se poi ne rimarrà solo uno, modello Highlander. Ma noi stimiamo la resistenza della stampa locale. Un bagnetto nel Carione. In cui domani parleremo più approfonditamente nello specifico, però servirà a sollecitare la magistratura per definire responsabilità, per l'avvio rapido di un processo. Questo perché? Perché noi abbiamo paura che il processo finisca in prescrizione, perché è già successo nell'alluvione del 2003 dove è morta una donna e il processo è finito con la prescrizione. Questo non deve succedere, perché le istituzioni devono fare tutte le azioni in loro potere per far sì che i fascicoli escano dai cassetti e vadano a processo e il processo sia veloce. Quindi è chiaro che il comune non si può sostituire all'autorità giudiziaria, però può fare un'attività di pressione continua. Allo stesso modo bisogna vigilare che non ci siano, nei lavori che dovrà fare la regione, che non avvenga quello che è già successo con i lavori fatti, la suddivisione in microlotti, perché più un lotto è piccolo più si abbassa la soglia dei controlli, più si abbassa il numero di aziende che possono partecipare alle gare, più si abbassa la pubblicità che devo dare alla gara. Questo è stato fatto ed è all'origine, chiaramente uno delle concause del crollo, e noi vigileremo che non avvenga ancora, perché è chiaro che le cattive abitudini a volte sopravvivono anche ai cambi di soggetti. Infatti noi poi, questo sarà l'esempio del controllo dei lavori mediante il gruppo di controllo dei vigili che intendiamo istituire, in modo che i vigili andranno ciclicamente sempre a controllare l'esecuzione dei lavori. E questo perché? Perché non si potrà dire che non ci sentiamo responsabili, perché se qualcosa dovesse andare male noi ci sentiremo responsabili. Poi, relativamente a altri punti che sono non sicuramente secondari, relativamente alla sicurezza urbana, noi vogliamo promuovere un piano comunale di dislocamento delle telecamere che però siano utili al riconoscimento, non come quelle di oggi che sono il classico esempio di soldi pubblici spesi male. Quindi con una cabina di regia di monitoraggio che sia facilmente accessibile a tutte le forze dell'ordine, nell'istante in cui succede qualcosa deve essere possibile per le forze dell'ordine vedere subito cosa è successo, con delle soluzioni tecnologiche che siano idonee al riconoscimento delle targhe, al riconoscimento delle persone. Allo stesso modo vogliamo realizzare un'estensione dell'illuminazione pubblica in quelle aree che, ad esempio, l'area che va da San Martino al centro di Carrara di sera è poco illuminata e dà una sensazione di insicurezza. Non è una grande opera cercare di illuminare tutte le aree dove è presumibile che le persone possano camminare di notte. Relativamente all'ultimo punto a cui teniamo molto, cioè l'educazione alla legalità, noi abbiamo intenzione di realizzare un programma comunale di eventi sulla lotta alle mafie nelle scuole. Questo oggi avviene attraverso ad esempio la Fondazione Caponnetto e Libera, ma qual è la novità? Che oggi è la singola scuola che invita la Fondazione Caponnetto o Libera a fare un evento nella scuola. Questo cosa implica?
che paradossalmente sono le scuole che ne hanno meno bisogno che fanno più eventi, perché dove ci sono i professori o i dirigenti molto sensibili è molto probabile che siano anche in grado di vedere casi di alunni che sono precocemente soggetti a dipendenza da poker online, dipendenza da gioco, cose o problemi di altro tipo, casi preoccupanti che ci possono essere alle scuole superiori. Quindi quello che vorremmo noi è che sia il comune a organizzare dei cicli di incontri che quando vanno in una scuola magari coprono tutte le scuole, soprattutto quelle diciamo un po' più problematiche, dove sicuramente oggi non è mai stato fatto un incontro di questo genere. E questo è un suggerimento che abbiamo ricevuto e volentieri implementato nel programma, che ci viene dalla Fondazione Caponnetto, che anche loro dicono che è giusto farlo per tutte le scuole. Da questo punto di vista ci deve essere un focus particolare all'uso responsabile del denaro dei giovani, che significa dare visibilità alle possibili problematiche del gioco online, del gioco d'azzardo, in modo che loro riescano subito a capire se c'è una situazione di disagio. Un'altra cosa che possono fare le scuole, che fanno già in altre parti d'Italia realizzando dei progetti molto belli, è realizzare dei concorsi di idee per le scuole sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Esattamente, cioè questo è un progetto loro, però questa è una cosa da fare anche qui, perché sembra una cosa da Sicilia, perché ci sono 15 edifici che sono stati confiscati nel nostro territorio, quindi è possibile fare un progetto del genere esteso a tutte le scuole, anche quelle che non hanno potuto partecipare, perché oggi questi sono replicare un modello che funziona, che noi apprezziamo, in tutto il territorio comunale sotto la regia del comune, perché questo era diciamo fatto spontaneamente da parte degli insegnanti di quelle scuole che hanno una sensibilità molto elevata. Quello che vogliamo noi è fare quello che si è già fatto in una scuola o due o tre in tutte le scuole secondo un calendario coordinato. Questo è chiaro, non è un'invenzione, questa qua, come giustamente notavi te, Vinicio. Ok, questo sostanzialmente è quanto. Io avrei finito, quindi se sì, avete qualche domanda? Sì, io diciamo volevo fare una domanda un po' a monte, nel senso che tu nel parlare di quelli che saranno le novità che proporrete, come soprattutto per, mi riferisco essenzialmente alla gestione degli appalti, però di fatto attribuisci delle responsabilità all'amministrazione attuale, perché comunque, correggimi se sbaglio, cioè nel senso, quando te dici, parli di fai passaggi, dici la corruzione porta al 40%, quando dici non ci sono i controlli, ci sono degli elementi effettivi a cui poi ti appigli, cioè a cui fai riferimento, o comunque è semplicemente un fare riferimento a un qualcosa che non funziona e quindi potrebbe essere... Da questo punto di vista il malfunzionamento di un appalto come può essere il muro sul Carione non è un'opinione, questo è un fatto, cioè è lo stesso studio della regione ha evidenziato che era stato costruito in modo difforme dal progetto, questi sono gli altri. Ma siamo anche al liceo scientifico. Ok, ma quindi secondo voi, forse l'ho fatta male la domanda, secondo voi questi ritardi, queste difficoltà negli appalti pubblici sono dovuti a mancanza di capacità o comunque oppure sono dovuti a qualcos'altro? Allora, scusa se intervengo, che qualche problema ci sia negli appalti pubblici a Carrara è scontato. Guardiamo cosa è successo col Tarnone, guardiamo cosa è successo con la Padula, guardiamo cosa è successo con gli ultimi appalti pubblici. Qualcosa che non ha funzionato c'è. Si tratta di capire dove poter intervenire. L'allarme che lancia la Corte dei Conti, che lanciano le varie autorità in generale a livello nazionale, è un allarme concreto. Ora, partendo da questo presupposto, noi non possiamo dire che a Carrara tutto sicuramente va liscio. Magari non saremo senz'altro il peggior posto, il posto più corrotto d'Italia, sicuramente, non vogliamo davvero augurarcelo. Però sicuramente che qualcosa negli appalti pubblici non funzioni, c'è.
Una volta che saremo al governo della città, se i cittadini vorranno confermarci quello che finora hanno fatto, sarà di andare a verificare che cosa non funziona. C'è un ponte della Padula, non può essere che per una tavola quel ponte non si possa aprire, non esiste, perché una tavola ha un costo talmente irrisorio, ma fossero anche tutto l'impiantito, tutte le tavole da sostituire, ha dei costi di sostituzione che sono veramente irrisori, non si capisce perché un'amministrazione non lo riapra. Se non è riaperto vuol dire che a monte ci sono dei problemi più seri. E quando saremo a poter verificare direttamente la situazione, a quei punti riusciremo a farci anche un'idea un pochino più complessiva di quelli che sono i problemi sugli appalti pubblici nella nostra città. Quante persone c'è nella macchina comunale che si occupano degli appalti pubblici dal punto di vista del personale? Questo non saprei. Il dettaglio della distribuzione. Ho fatto 5 anni in commissione lavori pubblici, però non materialmente non mi sono. Uno dei problemi è quello dei controlli. Ti dice la domanda: quanti vigili urbani ha Carrara? Sono diverse decine, quantitativamente non ci siamo mai interessati. Quando si promette di fare una squadra che faccia controllare i quartieri, bisogna anche dire che si tolgono vigili altre funzioni. Diciamo che la lamentela generale è quella che ci sono troppi vigili dedicati a fare le multe agli automobilisti. E veramente in questa campagna elettorale abbiamo sentito forti critiche in questo senso. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere importante destinare una piccola quota anche a questi interventi. Poi vediamo un attimino anche quella che è la struttura. Sicuramente nell'ufficio lavori pubblici qualche problema di personale c'è, per quel che mi risulta. Poi magari si tratta di capire quali sono le problematiche. Può essere carenza di personale perché c'è personale che ha diritto, che so, a assenze per motivi di assistenza ai familiari, perché che so, magari ci può essere personale che è maternità, personale che ha problemi di salute, si tratta di andare a vedere materialmente com'è la situazione. Questo ovviamente ci sarà l'assessore che sarà delegato anche al personale e faremo un'analisi. Poi parlavate di sicurezza e ovviamente controlli eccetera eccetera, avete anche intenzione di cambiare il comandante dei vigili urbani? Ma no, perché normalmente è una di quelle cose che i nuovi sindaci, in caso di vostra vittoria, fanno, no? Lo spoil system non è un concetto, onestamente, che valutiamo preventivamente, ecco. Non saprei dire. Colgo l'occasione, a proposito di cambiamenti, visto che nel vostro progetto c'è anche una grande attenzione al gioco d'azzardo, slot, noi qui a Carrara abbiamo una situazione con una municipalizzata che si occupa anche di farmacie, di servizi strategici, un po' conflittuale, se vogliamo dire, nel senso che il presidente di Acquafarma è anche un manager di una nota azienda di videolottery. Se e come interverrete in questo senso, oltre a quello che già avete fatto in consiglio comunale a tempo debito? Diciamo che nel momento in cui scadrà il contratto, quindi aspettate comunque, per carità, è inutile stare contratto di colpo. Non lo so quando, le partecipate non le ho seguite io direttamente, per cui ci vorrebbe Matteo a rispondere a questa domanda. Non abbiamo intenzione di creare ulteriori contenziosi che poi portano semplicemente a delle fuoriuscite economiche a livello comunale. Quando sarà il momento faremo i nostri passi, difficilmente certi soggetti dal nostro punto di vista sono candidabili per determinate posizioni di rilievo all'interno delle partecipate. Noi partiamo sempre dal presupposto
che a capo delle partecipate ci debbano essere persone che garantiscano la professionalità, ma anche la trasparenza. Invece, un'ultima cosa sempre riguardo alla sicurezza, no? Tu prima hai parlato e hai detto a Carrara dopo una certa ora non si può più fare nemmeno una denuncia, e questa è una cosa che però oramai va avanti da tantissimi anni, perché noi in passato si è scritto addirittura di come la sera in certi periodi dell'anno ci sia di fatto una pattuglia della polizia e una dei carabinieri che devono pattugliare tutto il territorio. Però il comune come può intervenire su questi temi, comunque su cose che riguardano la distribuzione delle forze dell'ordine? In passato ci fu per esempio una grossa battaglia anche quando chiusero la caserma dei carabinieri a Vedizzano, insomma, come può intervenire il comune? È chiaro che ci sono delle cose che sono di livello nazionale o regionale, cioè non comunale, quindi su quelle il comune può fare un'attività di pressione, ma non ha chiaramente autorità di dire voglio un'altra caserma, perché è a un livello diverso. È chiaro che la pressione che si fa dipende molto da quanto un'amministrazione sente una priorità. Infatti ci sono delle cose che vengono spinte molto a livello nazionale e altre che non vengono spinte. È chiaro che noi sentiamo questa necessità da parte dei cittadini e l'amministrazione farà di tutto per ottenerle. Viceversa, cioè, chiaro che noi non, da questo punto di vista non sentiamo che sia stata fatta questo tipo di pressione in passato sull'argomento specifico. È chiaro che poi uno non può obbligare il governo centrale a fare degli atti che non competono al comune. Ma secondo la vostra analisi il problema di Carrara è un problema di ordine pubblico, quindi di sicurezza, di criminalità, o è un problema di degrado, di spopolamento? Perché cioè, sono due cose diverse che si combattono anche... La vostra lettura qual è? Diciamo, non la facevo una lettura più legata alla sicurezza, perché non c'è la Gallenica e l'assessore sociale, se no avrei evidenziato, lei avrebbe evidenziato molto, però la domanda è molto pertinente, perché alla radice di questi tanti di questi comportamenti c'è un disagio sociale di persone che sono abbandonate e quindi non hanno modo di trovare dei posti dove venire assistiti. Poi il decoro urbano generale porta le persone a non stare per strada, quindi se uno ha una città che è decorosa i cittadini se ne riappropriano, se le persone problematiche vengono assistite dagli appositi centri, che questi sì sono del comune, allora c'è una diminuzione, perché poi non è che stiamo parlando di 100 persone, bastano 10 persone in città per rendere tante zone della città difficili da vivere per le famiglie, con i bambini piccoli o le donne sole in giro per la città, e quindi basta altrettanto poco per sistemarle. Relativamente agli appalti sul settore sociale non posso fare a meno di notare che una delle ultime delibere dell'amministrazione precedente è stata l'assegnazione provvisoria per 9 anni della casa di riposo di Sorgnano a un'associazione che ha come presidente un consigliere del PD di maggioranza. Cioè questa cosa qua, dopo che è stato speso più di 1 milione di euro per mettere a posto la struttura era pronta dal 2015, noi siamo andati, abbiamo fatto i video con il consigliere Federico Bonni, che abbiamo fatto i video per testimoniare che la struttura era pronta e perfetta, ma è stata tenuta lì in attesa dell'appalto per pure logiche elettorali, la famosa mancetta da dare a qualcuno in cambio dei voti. Questa è una cosa che denunciamo con forza e che se effettivamente facesse un po' più arrabbiare le persone potrebbe non succedere. Questo sicuramente non succederà dal punto di vista nostro, però quante persone avrebbero dovuto avere accesso a quella struttura dal 2015 a oggi? Poi faccio anche notare che la struttura è stata concessa con un comodato d'uso gratuito, e anche questa cosa è quantomeno opinabile, perché il comune ci ha speso più di 1 milione. Ora, sicuramente ha una funzione sociale, ma io sono convinto che le persone che ci vanno pagheranno delle rette, e quindi ho dei dubbi sulla convenienza del comune di aver fatto una procedura del genere, perché poi alla fine dare in questo modo il comodato d'uso gratuito dopo un anno che la struttura è pronta a un'associazione cui presidente un consigliere di maggioranza quantomeno è inopportuno.
Quindi, poi i termini di legalità li valuterà qualcun altro. Noi valutiamo l'opportunità politica e noi critichiamo con forza questo tipo di scelte, non ci appartengono, appartengono a una logica vecchia che noi speriamo di superare. In realtà come quella, ci sono delle realtà in città, oltre ai casi che avete descritto, di veri stati di assedio, tipo la Piombara, dove però gli atti sono furti sistematici e addirittura le persone, faccio questo esempio ma non è l'unico, di zone che sono vessate in questo modo e pensano a organizzazioni, a organizzarsi privatamente perché non hanno nessun tipo di ascolto. Tipo ronde, tipo cose di questo genere. Per questi casi che non sono il centro, che da questo punto di vista non abbiamo, cioè non, sono cose che si prestano facilmente a strumentalizzazioni, quindi da questo punto di vista noi non le prevediamo, perché bisogna definire bene cosa c'è. Sono state fatte le leggi, non mi ricordo se regionale, si è discusso anche un po', cioè, e da questo punto di vista è un argomento controverso, ecco. Noi a oggi non abbiamo una posizione definita su questo argomento. Sì, qua. Ma proprio questa realtà che sono praticamente quasi sistematicamente ogni giorno c'è un furto, e anzi addirittura stanno in attesa, perché sanno che sta toccando a tutti quanti così, e si sentono, io ho parlato con queste persone, si sentono completamente abbandonate. Ci sono, diciamo, dei problemi che sono a un livello superiore di istituzioni rispetto al comune. Noi chiaramente il comune fa, anche facendo del suo meglio, purtroppo non può raddoppiare gli agenti di pattuglia in città, che sarebbe quello effettivamente che serve per il contrasto alla criminalità. Da questo punto di vista non abbiamo la soluzione in tasca per qualunque problema della città, quello sarebbe inutile, cioè, pretenderlo e voler dire arrivo con la bacchetta magica, arriva De Pasquale, risolve tutto. Sicuramente il processo è molto lungo e chiaramente non siamo gli unici attori, quindi oltre a un cambio a Carrara servirà un cambio a livello nazionale, servirà un cambio a livello regionale, però sicuramente se a livello nazionale c'è un cambio che con una variazione delle politiche sul taglio alla spesa della sicurezza ci potrà essere questo tipo di incrementi, però con tutta la buona volontà non dipende da Francesco De Pasquale. Magari si deve prendere. Tanto uno deve fare il sindaco 5 anni. Va bene, allora grazie. Grazie.